Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog. Quest'oggi sarò io a presentare il tutto e non il nostro caro amico Edoardo Amati. Siamo qui nello studio di Radio R, dove è stata partorita l'idea per l'appunto di Radio R, lo studio di Francesco Pennacchi, in arte Search a Million Franklin. Siamo qui con Francesco Pennacchi, Edoardo Amati, e siamo qui per parlarvi di Radio R, di cosa è realmente Radio R, di cosa parliamo in Radio R, cosa diventerà Radio R, cosa succederà in Radio R, cosa è successo in Radio R e tutto quanto. Il nostro Edoardo Amati potrebbe illustrare un attimo cosa è successo, quali sono state le vicissitudini che hanno portato questo ritardo di ben 8 mesi di Radio R? La latenza di Radio R è stata dovuta a una serie di motivi principali. Uno, perché ero impegnato con, voi lo sapete, chi mi segue lo sa, con l'accademia, ho dovuto consegnare dei corti eccetera eccetera, che mi hanno portato a procrastinare il percorso di Radio R. Ma il vero motivo è? Il vero motivo è che stavamo cercando di capire bene dove potesse andare Radio R, quale strada prendere con Radio R e soprattutto Come proteggere Radio R. Allora, a me un giorno, quanto tempo era? Una settimana, un paio di settimane dopo che è uscita la puntata? Sì, un paio di arrivato un messaggio sul nostro gruppo di WhatsApp. Bella regà, ascoltate, è successa una cosa un po' strana. Oggi sono tornato al lavoro, no? E una collega mia mi ha fermato. Mi ha detto, oh, sono stata all'outlet, dentro da, insomma, un negozio, pareti, mi ha detto Zwicky. E a radio sentivo una persona che parlava, facevo, oddio, ma io sta cosa già ho sentita. Quando è uscita fuori, c'è avuto l'illuminazione, ha detto, cazzo, ma questo, ma non è Matteo, quel ragazzo che lavora con me? Ha preso il video su YouTube e ha sentito che era la stessa cosa. Boh, io mi domando, no? Perché una radio deve passare pezzo nostro? È vero che penso che YouTube ormai sia di pubblico dominio per tutti, però, cioè, cazzo, raga, ha detto che è finito, poi il monologo l'abbiamo fatto e hanno fatto partire una canzone. Però questa mi ha giurato, spergiurato, ha detto, guarda che eri tu, sono sicuro al 100%, perché poi appena uscito dal negozio ho preso il video e la voce era la tua. A me, raga, mi sembra proprio strano. Ma, cioè, non capisco, questa è una cosa gravissima, questa è violazione di copyright. Era stato riportato a Matteo che praticamente la nostra puntata, la prima che è stata vista, era stata mandata in qualche modo in radio, un pezzetto chiaramente, non tutta la puntata, e questa cosa ci ha un attimo allarmati. Non faremo il nome della radio ovviamente. Chiaramente, cioè, a noi ci sono state riportate queste cose e comunque il dubbio è venuto, cioè dovremmo proteggerla, dovremmo fare un qualcosa per evitare che possa risuccedere oppure possa succedere. La cosa che ci ha fatto abbastanza arrabbiare, che ci ha portato comunque a rimanere le sere chiusi in casa a ragionare su un piano, che poi ha portato a un'idea finale, che è quella di far riconoscere Radio R come copywriting. Esatto. Perché noi siamo a favore della tutela dei diritti di ogni artista. Assolutamente. Perché purtroppo qui sembra che gli youtubers, quelli che volete, insomma i produttori, i piccoli produttori musicali, non vengano in nessun modo salvaguardati, ok, sì, esatto, per quanto riguarda la loro arte. Noi siamo a favore della salvaguardia di ogni piccolo artista, esatto, perché merita rispetto, perché l'arte comunque porta via soldi, e qui sì, si farà un altro, poi apriremo un'altra parentesi sui soldi, e soprattutto porta tempo, ed è il tempo una cosa che non ti potrà mai ridare indietro nessuno, e il tempo va rispettato, del piccolo produttore musicale al più grande grosso regista hollywoodiano. L'arte deve avere rispetto e secondo noi va salvaguardata, cosa che purtroppo non sembra esserci. Va salvaguardata. Cioè, io aprirei una piccola parentesi, nel senso che, per carità, cioè, essere mandati in radio è comunque sia un impatto, cazzo, figo. Cioè, significa che comunque sia hai confezionato un prodotto buono da poter essere valutato, studiato e mandato in radio. Quindi l'unica cosa che ci dà un po' al cazzo effettivamente è il fatto che, ok, tu hai preso la nostra puntata, l'hai mandata in onda, per me va bene, cioè non assolutamente, ancora, assolutamente. Per noi è promozione, per noi è promozione, non siamo, certo, ancora nessuno, ma almeno abbi la dignità, l'onestà
di magari citare chi è stato l'autore di questa cosa. Anche perché, ora, tralasciando tutto quanto, voi mi potreste dire anche qui sotto nei commenti, e già sto pensando a quello che potreste scrivermi, ma dovrebbe essere una cosa bella essere all'interno di ma una radio. Ma assolutamente, però se la radio ci manda in onda, insomma, sarebbe carino che la radio ti citasse proprio. Certo. Anche perché all'interno di quella puntata non veniva detto Radio R. In quella che verrà, infatti, abbiamo voluto mettere tutto il messaggio di Radio R e chiudere con la sigla Radio R, perché Radio R, che sia un'entità che è appena nata, ok, merita comunque del rispetto. Noi siamo contentissimi che ci avete messo in radio, saremmo potuti andare anche a delle televisioni, quello che volete voi, ma non mi state a raccontare ancora la favoletta del non so come contattarvi, perché noi abbiamo aperto, e qui lo dico perché la gestisco io, abbiamo aperto una pagina Instagram, Facebook. Una pagina di Facebook, tra l'altro stavamo pensando di aprire Spreaker, ma lo vedremo poi in futuro questa cosa, stiamo valutando. Fateci sapere se vi piace l'idea di sentire le voci di tutti noi messi insieme che parliamo in un podcast, pure Spotify, potremmo fare di tutto. Certo. Il bello di Radio R è che può essere plasmata per qualsiasi cosa, ed è questo il bello di questo gruppo. Tutte le idee sono rispettate, ma non mi venite a dire che dovreste essere contenti perché scrivere un messaggio su Facebook: ciao, sono Radio Fracazzo da Velletri, ok? Mi piacerebbe parlare con voi, come c'è stata anche una persona che ci è venuta a contattare sulla pagina di Facebook, cioè, e ringraziamo, una collaborazione anche. E ringraziamo. Potreste per favore darci l'opportunità di passare con una piccola promo Radio R? Noi diciamo, cazzo sì. Figo. Ma per quanto mi riguarda, cioè, potevano anche passarci in radio, no? Anche senza organizzazione, ma magari se tu alla fine dici questa è un'iniziativa che è stata presa da questi ragazzi, bla 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 bla, e Radio R, andate a sentire. Chiaramente una mano, una sponsorizzazione, una promo, cioè non fa altro che piacere, ma è prendere una nostra puntata, metterla in onda e non citare neanche chi l'ha fatta, equivale a non farci una sponsorizzazione, a non farci una promo, per cui soprattutto la cosa che mi dà più fastidio è che non è proprio rispetto, cioè non è rispetto né nei verso nei confronti di noi che ci abbiamo lavorato a Radio R, a me che per esempio almeno da parte di chi magari ci segue, di chi ci segue abbiamo, insomma, non voglio dire, cioè, non è che abbiamo i milioni di follower, siamo appena partiti, abbiamo una nicchia di persone che ci seguono, certo. E anche rispetto da parte loro, insomma, certo. Nostra, loro. Anche perché voi siete venuti su Facebook, siete venuti su YouTube, ci avete mandato i commenti, avete fatto i complimenti a lui per quanto riguarda la questione sonora, a lui per quanto riguarda la recitazione, a me come direzione della fotografia, e per questo vi ringrazio. E sappiate che più avanti la qualità aumenterà sempre di più. E qui apriremo una piccola parte che riguarda alla demonizzazione dei soldi che di solito le persone fanno, perché appena si parla di soldi su YouTube, soldi a dei creator, tutti quanti la prendono a male perché pensano che i soldi possono cambiare un progetto, quando non sanno che i soldi possono far evolvere un progetto. Immaginate Radio R in 4K con 3 fotocamere in streaming, ok? E poi venitemi a dire ma io rivoglio la qualità della 600D. No, non ha senso. Questo va bene per iniziare. Sì, i nostri piccoli mezzi messi in cooperazione, certo. Esatto. Creare quello che avete visto nella prima puntata. Ancora meglio, facendo un altro passaggio, quindi abbiamo visto la prima puntata di Radio R, che è stato, diciamo, questa sorta di ascesa. Progetto, quindi l'episodio pilota che non fa capire praticamente nulla, esatto. Diciamo, è una sorta di messaggio motivazionale, perché poi tutto quello che accadrà e che succederà lo vedrete nelle prossime puntate. Sta per uscire la puntata non la 2 ma la 0, mm-hmm. Esatto, quindi è prima ancora della 1, il prequel, dove non capirete ugualmente niente, un cazzo niente, ed è proprio quello, ecco, quello è il bello, che dovete aspettare la puntata numero 2. Nel mondo dove tutti si aspettano le serie tipo Netflix, che danno tutte le puntate subito, noi ordine sparso, noi vogliamo che i nostri seguaci smettano di seguirci subito, alla fine faremo un sondaggio dove le persone possono liberamente scrivere i numerini delle puntate.
raggrupparle, sì, così, cioè, come vogliono loro. Faremo un edit. Esatto, faremo un edit. Un po' da Tarantino, senza un ordine... Non c'è un ordine cronologico. Esatto. Però, vedete, quello, già da questa cosa, fare una cosa del genere su YouTube corrisponde ad avere anche coraggio. Perché in un mondo dove la serialità su YouTube viene fatto uscire ogni settimana una puntata, ogni due settimane una puntata, eccetera, eccetera, riprendere un progetto da una puntata che è stata, che comunque ci ha avuto le sue buone visualizzazioni, sì, per sì, quanto siamo stati, poi ci hanno contattato più persone rispetto alle visualizzazioni, poi ricordiamo, senza aver sponsorizzato nulla, senza aver sponsorizzato niente, perché ragazzi, purtroppo siamo poveri. Esatto, poveri, poveri, poveri. L'unica cosa che abbiamo fatto di sponsorizzazione, che è stata proprio lo starter, è stata per la pagina di Facebook, sì, la pagina, però di Facebook. Credetemi, una cosa che mi è stata, esatto, una cosa che mi è stata detto, e 3 euro anche miei, ma io non ho preso il caffè quella sera, esatto, ecco, esatto. Guardate, non è vero, non è vero. 80 fateci una donazione al link qui sotto, al link qui sotto per un caffè, grazie. Esatto, che poi sono pure tassati, quindi nel senso non ci abbiamo manco. Quindi facci devo togliere l'IVA del 20%. Quindi vabbè, se donate un euro un caffè ci viene, saranno 86 centesimi. Sì, 20%. Comunque la cosa bella è proprio questa. Bella di più. E la cosa bella 78%. È proprio questa. 22%. Esatto. Ah, su un euro il 22% devi togliere il 22%. Esatto. Esatto. E quindi sono 78. Io a me mi hanno rimandato 8 volte a matematica queste cose, non so. 88. 88. Certo. Uè. 78 centesimi. Non ci viene manco caffè, quindi donne un euro. Saluto la mia professoressa del liceo, la grande. Siete d'accordo? I calcoli sono stati fatti. Voi non l'avete visto, ma c'è stato un taglio incredibile. Esatto, abbiamo calcolato tipo per un quarto d'ora la tassazione del 22% di IVA su un euro. Esatto. Ok. Esatto, ci sta. Ringraziamo tutte le nostre maestre di matematica. Grande, avete fatto un ottimo lavoro. Esatto. Già. Però se avessimo fatto bene matematica probabilmente non staremmo a fare gli artisti. Sì, sì, probabile. Magari no. Quindi, ecco, apriamo questa parentesi, appunto, artisti. Esatto. Artisti. Sembra una bella parola, ma non è una bella parola, esatto, perché gli artisti sono persone come noi. Non è bello per niente. Squattrinati. Esatto. Con un sogno quasi irraggiungibile. Esatto. Ma soprattutto ci dimentichiamo una cosa, ragazzi, noi lavoriamo per passione. Esatto. Cioè, ragazzi, è la passione che vince. Il mio portafoglio è pieno di passione. Tanta passione. Non ci arrendiamo, non ci arrendiamo. No. Perché? Perché crediamo nel progetto. Cioè, io ho un obiettivo e voglio arrivarci, non so voi, però... Noi pure, esatto, se no non staremmo qui. Quindi tutto questo per arrivare al senso più intrinseco della di Radio vita. R. Ah, di Radio, no, R. No, R. La vita... Il senso più intrinseco di Radio R, quindi capire il perché abbiamo ideato questo progetto, tutto che gira intorno a persone come noi, quindi a degli artisti, all'arte, perché il vero scopo, oltre sì, la web series per, diciamo, tra virgolette, divertimento. Possiamo dire pure che la web series è stata formata sia per divertirci che per veicolare, sì, dei messaggi, quindi esatto, è una cosa che molto spesso... Una sorta di bacio Perugina che apri ogni volta e ti, esatto, dice qualcosa che, sì, non c'entra niente, non c'entra con la vita, no? Niente. Però fa piacere perché magari trovi la frase carina di Moccia. Esatto, capito? Quindi praticamente Radio R è servito in pillole in questi piccoli episodi, tipo bacio Perugina, come abbiamo detto, quindi scarti, biscotto, leggi della fortuna, il biscotto della fortuna di quello cinese. La cosa bella... Che poi lo so che in Cina non ci stanno i biscotti della fortuna. No. Questa cosa. Io non ci credo a questa cosa che tu mi hai detto. Non è vero. Cioè, mi hai distrutto, okay, gioia. Andremo in Cina e verificheremo questa cosa. Poi faremo sapere su una puntata di Radio R in Cina. Sul biscotto della ci fortuna. Sta. Sì. Quindi, dai, ritornando un attimo seri, parlando del discorso del senso Radio R, del senso nudo e crudo di Radio R, è stato quello di poter dare la possibilità a tutte le persone che si occupano di arte, quindi dal ballo, recitazione, musica e tutto quello che è artistico, di creare, sì, questo luogo, questa zona dove potersi proporre, pubblicizzare. Quindi l'obiettivo di Radio R è per l'appunto creare questo flusso, questo circolo di artisti, di persone che collaborano insieme per uscire fuori. Anzi, artisti, io direi che se qualcuno che vede questo video ha voglia magari di partecipare a qualche puntata, certo, oppure di sperimentare in qualche modo, scriveteci, fatelo sapere.
organizzeremo sicuramente qualche puntata tutti insieme. Noi non obblighiamo nessuno a partecipare, a noi ci fa sempre piacere ricevere teste nuove in modo tale da ampliare ancora di più la visione e il pensiero. No, ma anche partecipazioni sporadiche, cioè non per forza. Esatto, no? Certo. Camei, qualcosa del genere, insomma. Cosa. Uno ci piace proprio e due perché ci dà la possibilità di conoscerli. Io recentemente sono andato, tra l'altro il grafico col quale collaboriamo, che è Alessandro in arte dei YouTuber. Che salutiamo, ci ha realizzato la sigla. Allora, io sono partito con la mia poca attrezzatura per arrivare a Milano e conoscere questo ragazzo che è da un po' che seguo su YouTube, gratuitamente partecipa al nostro progetto a Milano, cioè sono andato io. È nata una collaborazione. Vorrei premettere che noi veniamo dalla provincia di Roma, quindi esatto. La distanza tra Roma e Milano penso siano circa 680 km più o meno. Esatto, mi sono preso due proprio lei... credo, non lo so, mi sono preso due treni per arrivare lì su, però ho conosciuto una persona, no, da quello da Velleria a Roma, che amico mio, ho conosciuto però una persona al quale io ho fatto solo una domanda. Gli ho fatto: vuoi partecipare a Radio R? Credi in Radio R? Lui mi ha fatto sì. E già si stava mettendo al computer. Quindi questo è il tipo, questa è la tipologia di persone che noi vogliamo vedere. Grazie. Grazie Ale. Radio R è questo, ragazzi. In poche brevissime parole, siamo quella virgola che divide il vostro curriculum dal "le faremo sapere" al "sei assunto". Nel senso, noi non faremo mai sapere niente a nessuno, ma bensì per coloro che vogliono venire qui, approdare su questa piattaforma, su questo canale e su questa piccola rubrica che è nata con tanta passione e tanta voglia di fare, noi saremo sempre lì a dirgli ok, ci siamo. Quindi questo è Radio R, una pillola di amicizia all'interno di un contesto professionale. Perché noi abbiamo creato una squadra, e siamo in tema di Avengers, per riuscire... Non l'ho visto! No, in tema di Avengers ho detto... Non ho spoilerato. Io potrei spoilerare a tutte e due perché io l'ho visto. Nel senso, abbiamo, come disse Tony Stark ad Hulk nel primo Iron Man, stiamo creando una squadra ed è sempre in espansione. Assolutamente. Pensiamo di aver detto tutto. Se ci sono altre cose da aggiungere e volete sapere, noi siamo disposti a fare un Q&A. In conclusione, noi comunque pensiamo di avervi detto tutto. Io ringrazio comunque di avere dei compagni di viaggio come loro due e altre persone che verranno, che qui purtroppo... E che ci sono ma non sono qui. Le vedrete presto sul canale. Vi ringraziamo. E ultima cosa, nel caso in cui voi voleste sapere di più, fare domande comunque a tutto il team di Radio R, abbiamo la pagina di Instagram, abbiamo la pagina di Facebook e abbiamo i contatti personali qui sotto in descrizione, insomma. Se mi scrivete a me è come se stesse scrivendo a Radio R, perché comunque è su questo canale. Per quale motivo Radio R si trova sul mio canale? Si trova sul mio canale perché Matteo Girelli, un giorno mentre io ero in montagna, mi ha chiesto: voglio girare questa cosa, ci sei o no? Mi sono catapultato a girarle senza avere una vera e propria scaletta, abbiamo fatto tutto improvvisazione quel giorno. E da lì abbiamo deciso di metterla sul mio canale perché il mio canale era già abbastanza fidelizzato, quindi era abbastanza avviato. Perché aprire un nuovo canale YouTube in questi momenti qui dove le web star nascono ogni giorno eccetera eccetera probabilmente non ci avrebbe portato a niente, perché saremmo dovuti ripartire totalmente da zero. Cioè, infatti l'account Radio R è stato creato su Facebook e su Instagram. Noi vi ringraziamo di essere stati qui con noi, ringraziamo il buon Chameleon che si occuperà anche della produzione audio di questo vlog, tra l'altro ringraziamo anche perché stiamo girando con due microfoni in questo preciso istante nello studio di Sir Chameleon Franklin. Troverete tutti i suoi social sia in descrizione. Figo. Troverete tutti i suoi social sia in descrizione che qui sotto, apparirà qui sotto, proprio lo vedete qui, il nome, e andatelo a cercare su Instagram, Spotify e tutto quanto, a tutto. E su Instagram likeate qualche foto perché insomma son good. Sì, le ha fatte lui. Lui. Io non mi prendo responsabilità. Lui. Detto questo, vi ringraziamo da parte di tutto Radio R.
da parte anche del buon Matteo Girelli, che non ha una pagina Instagram né una pagina Facebook. Come no? No, Instagram ce l'hai, che cazzo? Capito, c'ho quella privata. Vabbè, quella personale. Ma che vuol dire? La mia pagina personale, non ho un profilo artistico. Apriremo, allora, apriremo un profilo artistico. A 20 like apriamo il profilo Instagram. A 20 like apriamo il profilo Instagram Matteo Girelli Actor. Basta, esatto. 20 like sono sfigati proprio, eh. Vedi grasso che culo hai, like. Sei ottimista se ne prendi 20. Oddio, già immagino, okay, il like di mia madre, eh. Guarda che il video quello lì sul cyberbullismo è arrivato a un botto di like, 100 e passa. Wow. Ce la potremmo fare, ragazzi. Potrete vedere un mio profilo artistico. Vuoto. Vuoto. Esatto. Non vedremo nessuna foto, sarà solo lì presente. Quindi a dirvi che c'è. Ricapitoliamo molto velocemente i social. Dalla mia parte trovate la pagina Facebook fotografica Edoardo Amati Official Gallery, Chameleon, con il suo account Instagram a Chameleon. H Chameleon. H Chameleon. Ovvero a Chameleon. Ah, Chameleon. Esatto. E su Spotify come essere Chameleon. E l'unico che non ha effettivamente una pagina Instagram vera e propria è lui. E quindi vi proponiamo una sfida. Se arriviamo a 40. Famo 40. 40 dai. Onesto. Ora, dai, onesto. Il 60% meno di obiettivo tu. Va bene. Allora, se arriviamo 40. A 40. Dai. Mi piace. Matteo Girelli avrà la pagina d'attore con foto professionale. Madre di Dio, mi sto emozionando al solo pensiero. E poi vedremo come già mi sogno la notte degli Oscar. Ringrazio Bradley Cooper, Lady Gaga, Lady Gaga che mi hanno sostenuto. Facciamo questa... la puntata. Oh. Facciamo la facciamo la puntata cinematografica di Radio R. Sì. Puntata di un'ora e mezza di Radio R. Prossima. Dunque, ragazzi, vi ringraziamo per chi nel caso avesse visualizzato, visto, seguito questo vlog. E ci vedremo presto con la puntata che uscirà, penso, in settimana ormai. Certo. E niente, niente, niente. Ciao, ciao. Stay Radio R.